Buonasera, buonasera signori, buonasera, anzi buon pomeriggio perché qui è estate, piena estate direi. Siete qui in compagnia con il vostro solito The Blue Shadow e The Steak, che tra l'altro si è appena aperto un canale. Che cosa abbiamo oggi? Abbiamo We Party. Abbiamo deciso di proporre questo We Party. Tu hai deciso. Tu hai deciso, io sono la cavia che praticamente deve sperimentare tutto la tua mente. Io non ho una mente per te, capito? Ho deciso, no, ma... E ho accettato solo perché alla fin fine non è che avevo molto da ridire, visto che il canale è il tuo. Ma vabbè. Eh no, anche perché comunque questo gioco verrà fatto in collaborazione anche con altre persone, tra cui 98 Electivire. Eh sì, perché meno male ti diverti, ti incazzi ma ti diverti. Sì, perché praticamente questo gioco non è buggato, però è scriptato. Io, a voglia. Io non riesco a vincere. Ci sono mini giochi, perché è composto da mini giochi, We Party, sicuramente lo conoscerete. Alcuni mini giochi sono scriptati, io non riesco a giocarci. Quindi che cosa vi proponiamo? Ci sono qui giochi da 15 minuti, giochi da 30 minuti, da 45, anche da un'ora. Ve ne proponiamo uno da 30 minuti che si chiama Gira la ruota. Gira la ruota. Quindi ovviamente il video verrà diviso in più parti da più o meno 10-12 minuti circa. Vabbè, dipende anche da quanto ci esce, un po' da spur che finisce subito la partita. Un po' da spur che dura 10 minuti. Va bene, cominciamo. E rieccoci. In pratica ovviamente dobbiamo giocare in 4 come minimo a questo gioco. E dato che noi siamo solo due, ci servono altri due mi creati dalla Wii. Ma il blu è a caso oppure è proprio perché? Io l'ho misi a caso quando The Blue Shadow non esisteva ancora. Tra l'altro da ma notare... il nome del canale te lo sei costruito attorno a quello? No. Io il rosso perché mi piace il rosso. Vabbè. Di Steak, io. E poi infatti. Io tra l'altro io mi devo cambiare, io devo mettere The Blue Shadow, Non e ma. Lo devo cambiare. Ma non va bene. Vabbè, livello maestro. Allora. Vedete, poi tra l'altro quelli, i personaggi che vengono creati dalla Wii sono alquanto strani. Tipo quello sembra la morte, praticamente, Takumi. E poi Takumi, Akira. Non so, cioè il nome Kira. Akira non ha nulla a che fare con la sua faccia. Probabilmente sì. E poi con quegli occhiali da sole Akira non si può vedere. In pratica non sentiamo le regole di quella specie di abominio che non ha manco le mani. Ve lo spiego io il gioco velocemente. In pratica siamo qui con la nostra ruota della fortuna dietro. Abbiamo un determinato numero di soldi a testa. Ovviamente a seconda di quello che ci capiterà sulla ruota, più 500 o più 300, avremo soldi o daremo soldi, metteremo soldi nella banca, che sarebbe... Oppure aggiungeremo i soldi della banca. Oppure ci sono i minigiochi che se ci capitano ovviamente ci fanno guadagnare i soldi che si trovano nella banca. Cominciamo quindi. Ed come ho detto riceviamo dei soldi e anche la banca ne riceve alcuni. Buona fortuna. Se volevate capire quello che ha detto il coso senza mani, ha detto vabbè, io sono il primo. Col mio sì, sono molto ricco, sono solo 500 monete. Scusate per il mio mal di gola, però. Eh sì. Questi giorni sono stati duri per me, quindi. Va bene. Il bello è che noi abbiamo quei sorti di abiti e vogliamo anche guadagnare dei soldi. Facciamo proprio schifo, come a dire, beati bambini poveri, no? Guarda questo che culo, ecco! Buono! E riceve già. Buono! Ma poi, conoscendo sono giù, li perderò, sì, soldi. Ovviamente quei due non li controlliamo noi. No. Poi, ovviamente la prossima volta tenteremo di mettere una seconda telecamera per. Ecco. Tenteremo di mettere una seconda telecamera, dicevo, per inquadrare le nostre facce. Vedremo poi. Le nostre bellissime facce. Io sono convinto siamo, che... Siamo due barboni.
Io sono convinto che li perdo, e infatti manco a dirlo proprio. La banca sta riempendo, non si sta preoccupando minimamente delle tue condizioni. Eh no. L'ultima volta che ci abbiamo giocato ho vinto io, l'unico gioco che ho vinto. Beh, mo si sta riempendo veramente. E non ha detto niente. Ancora 500? Poca la pacca. Voglio proprio vedere quando arriveremo ai minigiochi, che succederà. Succede che prenderò tutti i modi. Mo capita il minigioco. E vabbè. Certo, 2900 dobloni sono appetitosi. Ah no! No, qua non gira il mio! Qua non gira! Ah, e poi se volete leggere le istruzioni, stoppate. Io già lo so che sarò eliminato. Che culo di merda quello. Gira! No! No! Sì! No! Sì! Che schifo. Ma sono immortali questi qua. Vado, dai che lo voglio prendere. E dai che lo voglio prendere. Boom! Siamo rimasti io e Davide. Ma non gira sto coso. Oh, ho vinto. Ti ho fatto vincere perché qua non finiva più. Ma veramente? È perché il mio non gira. Ma cosa? Non gira! Non gira! Non è possibile. Non ce la fa. Beh, come potete notare, ho vinto tutti i soldi dalla banca. L'unico gioco, l'unico minigioco in cui è scriptato. Vabbè. Ale. Ricordo. Oh no, no, no! Eh sì! Ti sta bene, ti sta bene! Oh! Ce l'ha fatta! Non so fare. Ma se le due si multiplo. Eccolo, eccolo! Sì! Ti becchi quelli che ho dato io. Attenzione, è ancora scriptato? No, non è che tipo vinco un mini club o cose del genere, no. 300. E dico sì però. Mocca la banca. Ma non riesco a parlare, c'ho un buco in bocca. Una cosa assurda. Eccolo lì. Oh, ma lo becca sempre lui! Sempre lui! Una cosa assurda. Ah. No! Prendiamo la bandiera. Sì! Io ci rinuncio, veramente ci rinuncio. Sei scriptato pure a questo minigioco. Questi sono gli unici che di solito riesco a vincere. Sta quello dei carrelli che... E ti va bene che c'ha sempre la banca che c'ha i big money. No. Porca miseria. A 7.000.
Ah, mo vabbè, andiamo una rivisitata. Cambiamo la cosa, che fortuna. Vai. Mamma mia. Attenzione. Per 500. Va bene. Ma no, quello per 500 lo vincono uno di quei due. Oppure lo vinco io. Cioè. Vabbè, lo vincono quei due. Dato che abbiamo appena sorpassato gli europei, no? Allora. Il mio nome. L'ho preso. Non ci credo. Questo è il livello maestro, quindi questi. Non so di che lo beccano tutti. Che culo che ha avuto. No! Mi sono buggato. No, che bello. Ah, oh. No. Siamo tutti a tre. Questo è l'ultimo. Cioè, che mi vuol dire quel 444? Che mi vuol dire? Che avete vinto tutti a tre, vi spartite i soldi. 500! Capito che vincita. 500 diviso 3. Cioè, la vincita più eclatante della storia. Hanno un po', sì, niente praticamente a testa. Ma già era niente 500. Cioè, guarda, quel 666. Cosa? Oh mio Dio, c'è uno che ha 6 e l'altro ha 966, Io 7000 tondi proprio. Io 1566. Siamo sempre là, tutti numeri satanici, questo gioco qua. Andatevi a vedere io cosa. Io che non riesco a giocare la ruota, però è una cosa. E tu vai avanti così. Ehi, mi stava andando male, eh. Mi stava andando male. Sì. Mo sceglierà me. Mo sceglierà me sicuro perché. Vabbè, ma è ovvio. Perché tu c'hai 7000. Aspetta, questo che cos'è? Spara i bersagli, occhio a colpire solo i cattivi. Ah, quindi non devo colpire le donzelle. Buona fortuna. Una volta tanto che non faccio niente. Ma che? Pistolero per eccellenza. Maglio. Oh, ma che cos'è questo? È strabaggato. Mio Dio. Beh, prenditi questo. Sta scavincendo. Sì, lo so. È buggatissimo, voglio, eh. Oltre che capitano tutti davanti a lui. Infatti. Ma che palle. Mi ha scippato. La metà. Eh sì. Mo. Vaffanatico. Oh, sta più di me, 666, io questo è proprio satanico. Vabbè. Facciamo quest'altro. Sì. Vabbè, facciamo vedere questo altro round e poi ci stoppiamo. Vediamo un po'. Ma ti becchi molto 300 così, infatti sta arrivando. Oh! Che fortuna! Oddio, sì. E adesso devi avere culo, in tutti i sensi. Ho tutto, anche la tua età. Perché culo che ho io, arriverà a niente. No, secondo me metà prendi. Metà? Sì. Dai! Sì! Tutto! Mi rifaccio un po' di money. E andate a casa. Vabbè. And go home. Sono in vantaggio. Sono il terzo, sono. Sono in vantaggio. Vediamo quest'altro qua che cosa combina. E si becca pure lui 300. E torna in vantaggio.
scrittato quello. Questo è sfigato. È riuscito a fare il 666, quindi ci credo. Bene, la finiamo qui per questa volta.